Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Come vi dicevo, dopo il video della mia squadra in FIFA 20 Ultimate Team, vi porto a conoscenza del mercato di FUT 20 e la quantità, il numero di persone e di carte disponibili sul mercato e l'acquisto e la vendita di carte. Quindi vediamo co cosa è successo al mercato di FUT 2 anni dopo la fine del gioco, perché siamo alla fine di FIFA 22. Ma prima di partire, vi ricordo di fare un salto su fcmaglia.com. Con il coupon Lucio avete il 10% di sconto, potete aderire a varie promozioni. Questo è l'ultimo arrivo, ragazzi. Mi sono preso un giacchettino, ovviamente non è assolutamente periodo, ma sono arrivati i giacchettini nuovi, in questo caso il giacchettino della Jordan. E non è neanche tematizzato a squadra, quindi trovate anche divise, giubbotti, tute legate a marchi generici e questo è perfetto per la primavera e per l'autunno. Sono pronto già per la prossima stagione. Detto ciò, passiamo direttamente al video di FUT20 e non mancate di iscrivervi al canale YouTube, lasciando like al video e ricordatevi che se volete fare compravendita anche d'estate, potete abbonarvi, come vi è scritto qua di fianco a me, al nostro canale Twitch FIFA Utita TV. Perché abbonandovi entrate nel canale Discord esclusivo dove giornalmente sbanchiamo! Ciao ragazzi, eccoci tornati su FIFA 20 Ultimate Team. Allora, vi avevo detto che vi avrei parlato del mercato e cosa succede al mercato di FUT 2 anni dopo la fine del gioco. Dico fine del gioco, intendo dire semplicemente dopo che è uscito il gioco nuovo e quindi la maggior parte delle persone non è più in FIFA 20, giocherà FIFA 21, così come dopo settembre, quando esce FIFA 22, la gente che sta su FIFA 21, la maggior parte passa al 22, non tutta chiaramente. Si tratta che c'è ancora gente che gioca a FIFA 20 Ultimate Team. Lo possiamo notare semplicemente andando sul mercato trasferimenti. Vedete che ci sono 41.883 trasferimenti live. Dovete considerare che 41.000 oggetti live sul mercato sono pochissimi, se pensiamo che adesso ce ne sono milioni, 4, 5, 6, 8 milioni di oggetti live nel mercato trasferimenti, ok? Ma il fatto che ci sia poca gente, cosa comporta al gioco? Comporta una serie di problematiche per chi gioca, perché ha difficoltà nel reperire i giocatori per la propria squadra. Mi spiego meglio. Essendoci, adesso prendiamo di base 41.000 oggetti, supponiamo che ogni utente abbia 40 oggetti in lista, per fare un numero così casuale, diciamo che ci possono essere un migliaio di utenti che giocano a FUT. Cosa vuol dire? Questi 1.000 utenti, ognuno avrà già una squadra preimpostata, ma milioni di persone, centinaia di migliaia di persone come me hanno tuttora in club carte scambiabili, di cui ovviamente non me ne faccio nulla. Cioè, il mio CR7 Toti, per esempio, se io facessi un confronto a prezzo, ecco qua, vedete che non ci sono CR7 Toti sul mercato, semplicemente perché tutti coloro che ce l'hanno, probabilmente ce l'hanno buttato in club, non sono più entrati in FUT e non l'hanno mai messo in vendita. Quindi, per coloro che volessero comprare una copia di CR7 Toti, è impossibile praticamente. Potenzialmente, se io lo mettessi sul mercato, è molto probabile che lo venderei al cap, cioè al range di prezzo massimo. Un esempio che vi posso fare e che ho testato proprio un attimo fa, prima di registrare il video, ho venduto Szczesny Tots, non so perché ce l'avevo in lista trasferimenti, doppione, al range di prezzo massimo. Facciamo un test. Siccome mi pare di avere un'altra copia in club di Szczesny Tots, proviamo a rimetterlo in vendita, vediamo quanto tempo occorre per la vendita. Scusate, ma non mi ricordo. Ah, ecco, il mio club. Non mi ricordo come si fa per cercare giocatori, cioè per entrare nel club. Allora, mettiamo campionato Serie A. Eccolo qua, Szczesny Tots. Allora, facciamo un. Innanzitutto,
un confronta prezzo, direi, per vedere se ci sono copie sul mercato. Come vedete, non ci sono copie di Szczesny TOTS sul mercato. Impostiamo un prezzo così, 130 iniziale, 180 compra ora. Attualmente sono le 10.46 che sto registrando. Metto in vendita, vediamo se viene venduto subito e quanto tempo necessita. Nel frattempo vorrei mostrarvi semplicemente come tantissimi giocatori sono assenti sul mercato. Allora, guardiamo un attimo proprio Szczesny, la carta oro. Ok, carte oro, vedete, c'è, ce ne sono poche. Cioè, se io volessi mettermi a completare una SBC, lo posso fare, ma dovrò sborsare un sacco di crediti. Ma veramente un sacco di crediti. Ma se io cercassi una copia di Cristiano Ronaldo, non c'è un Cristiano Ronaldo sul mercato. Né versione oro, né versione IF, né versione, non lo so quali versioni avesse, Toti, Toz, eccetera. Non c'è un CR7 sul mercato. E io posso stare qua a provare a sniperare per ore e non c'è, non c'è. Non c'è niente da fare. Ma il problema non è solo Cristiano Ronaldo. Il problema c'è per tantissimi, tantissimi giocatori. Per i motivi di cui vi ho spiegato prima. Maldini, Moments, non c'è. Maldini Prime, non c'è. Maldini Medium, non c'è. Maldini Baby, non c'è. Non c'è copia di Maldini sul mercato. Ancora sono le 10.47, ancora Szczesny in venduto. Proviamo a vedere qualche altro giocatore che ho in club, no? Per vedere se ci sono copie disponibili sul mercato, se si riesce a vendere. Alexander Arnold è non scambiabile, Ter Stegen è scambiabile, metti in vendita, confronta prezzo, non ce ne sono sul mercato. Marquinhos, Toz, metti sul mercato, confronta prezzo, non ce ne sono. E sicuramente sarà lo stesso anche per la versione Road to the Final, vedete? Non ce ne sono. Guardiamo card un po' meno costose. Ad esempio, Lala non è scambiabile, Upamecano non è scambiabile, Gomez non è scambiabile. Ah, va, c'ho un Maldini da vendere. Proviamo a fare... Ah no, è non scambiabile, SBC. Vieira sicuramente non ce ne sono. Ok, facciamo una prova. Provo a mettere un'asta di 3 giorni. Proviamo a mettere 5 milioni e mezzo iniziali e 6 e 4 compra ora. Poi adesso lo metto sul mercato. Vediamo se lo vendiamo subito. Se no ci rientro magari io fra un paio di giorni e ve lo rifaccio sapere. Proviamo qualche altro giocatore un po' meno costoso. Per esempio, Dybala IF. Cerca, confronta prezzo, non c'è. Non c'è. Ulashi, Toz. Non c'è, non ci sono le carte sul mercato. Pellegrini, Toz. Non c'è. Ora, capite bene che è un problema, no? Giocare per chi chiaramente vuole continuare a giocare a FIFA 20, ma non ha la possibilità di comprare giocatori nuovi. Questo accade nel mercato di FUT dopo 2 anni di gioco fermo. Vediamo se qualcuno si è venduto, ma non credo. No, al momento no. Che strano, prima ho fatto un test con Szczesny Toz e si è venduto quasi istantaneamente. Mezzo minuto si è venduto. Comunque, questo ragazzi è il mercato di FUT 20 e le motivazioni per cui non c'è nessuna carta sul mercato. È assurdo, ma è così giustamente. Se vi interessa vi faccio un confronto col mercato di FIFA 21 per vedere quanta gente c'è online su FIFA 21, per vedere i giocatori se si trovano o meno sul mercato e per fare un confronto così e vedere un anno dopo la fine del gioco. E poi ci riguardiamo la squadra che avevo lo scorso anno. Che ne dite? Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se anche voi avete uno squadrone in FIFA 20 e se avete provato... Eccolo! Szczesny venduto, avete visto? Sono serviti, sono le 10.50, mi pare le 10.46,
circa 4 minuti per vendere una carta TOTS al cap di Chesney. Quindi vuol dire, questa è una prova, che qualcuno gioca ancora a FIFA, e non, a FIFA 20, e non sono così pochi gli utenti che giocano, anzi, e sono anche dispendiosi, sono anche ricchi, perché spendere 180.000 crediti per uno Chesney TOTS è abbastanza. Prima che finiamo il video, ragazzi, sono tornato sui FIFA 20 per vedere le vendite delle card che avevamo messo in vendita. Vi ricordate, avevamo messo in vendita, beh, ve lo ricordate sì perché l'avete visto un attimo fa, un Vieira Moments. Vediamo se l'abbiamo venduto al cap o meno, oltre ovviamente al Chesney venduto che abbiamo visto istantaneamente. Vediamo subito che in caso ci proviamo anche con le altre card icon che abbiamo in club e vediamo fino a quanti crediti riesco ad arrivare. Poi un attimo, ragazzi, perché sono su Play 4. Troppi caricamenti sono quelli che sono. Allora, 4 oggetti in trasferimenti venduti. Eccolo qua! Vieira Moments venduto al cap 6.400.000. E come vi dicevo, questo accade perché non ci sono alternative sul mercato, cioè non ci sono carte sul mercato di quel giocatore. E proviamo a fare una cosa. Mettiamo in vendita anche un Berardi, un Gabriel Jesus. Vediamo se riusciremo a vendere anche queste carte. Tipo, vediamo l'Englé. Non ci sono card sul mercato, come vi ho fatto vedere l'altra volta. Proviamo anche card un po' più scrause. Magari questa la mettiamo, così, 55. Facciamo un regalo a qualcuno. Vediamo se qualcuno ci compra anche giocatori un po' più scadenti. E poi torneremo sul mercato a dare un'occhiata. Mettiamo in vendita anche un'altra icon dalla rosa. O magari più che icon proviamo a mettere in vendita tipo lui. Allora, lui è non scambiabile. Proviamo qualcos'altro. Queste sono tutte SBC. Lui è non scambiabile, lui è probabilmente SBC, obiettivo. CR7, ovviamente sul mercato non c'è, questo andrà letteralmente a ruba. Proviamo, e rivedremo nei prossimi giorni. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale YouTube per non perdere i prossimi video e i contenuti in arrivo. Vi ricordo che durante l'estate avremo contenuti un po' differenti su quelle che possono essere le news di FIFA 23, quello che può essere i contenuti legati a Sorare, e magari ci troviamo qualche altra cosa in edizione Summer, un po' differente anche da Foot. Lasciate un commento qua sotto per parlare del mercato di FIFA 20, poi a breve ci guardiamo il mercato di FIFA 21 e le differenze fra FIFA 20 e FIFA 22. Detto ciò ragazzi, vi ringrazio per l'ascolto e la visione, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!